Un diritto lo si guadagna, un diritto lo si difende, un diritto a volte lo si può anche disegnare. 11.000 bambini hanno così partecipato al concorso internazionale di disegno Diritti a Colori, alla sua 11ª edizione. Promossa dalla Fondazione Malagutti Onlus, l'iniziativa ha celebrato la sua festa domenica 25 novembre negli spazi del Palavam con la mostra dei migliori elaborati giunti dall'Italia e dai paesi di tutto il mondo. Tra questi l'Afghanistan, il Burkina Faso, l'India, il Ruanda, la Thailandia e il Vietnam, angoli in cui molti minori vivono ancora in situazioni di disagio. 44 sono state le partecipazioni delle nazioni che hanno aderito e sono arrivati circa 11.000 disegni, dall'Italia 8.000 e 2.015 dall'estero. Il concorso di disegno non è più una partecipazione dei bambini di tutto il mondo, ma è anche un'occasione per avviare un processo importante di sollecitazione nei confronti dell'arte infantile. Da quest'anno la Fondazione Malagutti ha infatti intensificato la collaborazione con enti e istituzioni, dando vita ad una rete di servizi che avrà come utenti finali tutti i bambini. Un lavoro complesso e difficile che si inserisce nell'assistenza dei minori abusati, torturati e maltrattati. Abbiamo una comunità per minori e anche un pronto intervento dove accogliamo bambini e eventualmente anche mamme con bambini. Un'azione diretta, importante per la tutela dei diritti dei bambini, per l'assistenza nei confronti dei bambini. Quindi oggi non solo festeggiamo la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, ma anche avviamo il Movimento Internazionale per i Diritti dei Bambini e la Fondazione dà rilievo all'assistenza come in questi anni non abbiamo mai fatto. Vincitrice assoluta del concorso, la 13enne indiana Nea Rai. Premiati con riconoscimenti speciali anche la sermidese Erika Giusti, di 11 anni, e la classe terza D della scuola Ronco Bonoldo di Suzzara. Al pomeriggio mantovano hanno partecipato tra gli altri i Bikers Against Child Abuse e la Polizia Postale, impegnata quest'ultima a mettere in guardia i più piccoli dai pericoli della navigazione in rete. La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, rappresentata dal campione Francesco Bonanno, ha messo a disposizione alcuni biliardini. Tutti i partecipanti hanno potuto infine divertirsi con lo spettacolo del Centro Teatrale Corniani, Lino Topolino Coraggioso, impegnato a salvare il mondo e a difendere l'ambiente.